Allora, grazie dell'invito, grazie ad Angelo e agli amici di Craft Software per avermi invitato. Nonostante qualche difficoltà, comunque finalmente riusciamo a iniziare ed è un piacere essere qua questa sera. Chi sono? Sono Luca Bianchi, sono CTO di Neosperience e CTO di Whisky, un'azienda che lavora nel mondo blockchain. Neosperience è un'azienda che invece lavora nel mondo della customer experience, della marketing automation. Ed è la storia che voglio raccontarvi questa sera, perché molti dei problemi, molti anche delle sfide che abbiamo dovuto affrontare con Neosperience sono diventati poi determinanti per delle scelte tecnologiche che siamo andati a fare nel corso degli anni e che oggi guidano ancora il trend di sviluppo. Nel tempo libero, con alcuni amici, sono co-organizer del Serverless Meetup e di Serverless Days Italy e da quest'anno anche AWS Community Hero e Serverless Hero. Se avete piacere, i miei riferimenti li trovate, anche le slide saranno pubblicate, anzi sono già pubbliche su Speaker Deck, e quindi se avete domande, dubbi al termine o anche nei prossimi giorni, più che volentieri sarò felice di raccontarvi e di rispondervi. Come dicevo, sono qua questa sera a raccontarvi una storia. Sono qua questa sera a raccontarvi la storia di Neosperience, che nasce con questo claim, con questo obiettivo di portare empatia nella tecnologia. E di spiegare per quale motivo questa cosa è rilevante. Una storia che, partendo dalla fine, è una storia che racconta di tanti clienti, tanti progetti e tanti prodotti sviluppati nel corso degli anni, ed è una storia che nel 2019, quindi un anno fa, poco più di un anno fa, ci ha portato ad arrivare in borsa. Ma facciamo un passo indietro, nel senso che l'obiettivo di questa sera è raccontarvi in che modo i requisiti lato sviluppo dell'azienda hanno dato forma al software di Neosperience e in che modo questo software ha determinato a sua volta il successo e i risultati che come azienda abbiamo prodotto. E quindi qual è questo modello di crescita, di evoluzione mutua in cui requisiti e quello che si fa e quello che si sviluppa e quello che si porta sul mercato ha un impatto sulle scelte anche architetturali che poi vengono fatte. Dicevamo, Neosperience sviluppa Neosperience Cloud. Neosperience Cloud è, in modo molto marketing oriented, una piattaforma che permette di capire che cosa rende unico i propri clienti, come ingaggiarli con delle iniziative one-to-one e come crescere la propria customer base. Il che è fantastico, ma la prima domanda che spesso mi fanno è: ok, questo cosa vuol dire? Come si traduce? Ecco, la cosa interessante è che proprio da questa idea è stata modellata la Neosperience Cloud, cioè con l'obiettivo di fornire una piattaforma software, quindi dei servizi, detta in altro modo, e dei client che permettessero di svolgere l'operazione di understand di una customer base, cioè capire e raccogliere informazioni sui clienti dei nostri clienti, in modo da poter fornire ai nostri clienti un modo per ingaggiare questa customer base, quindi per targetizzare in modo mirato questa customer base e poi crescere e quindi di conseguenza aumentare i margini. Questo ha avuto una diretta ricaduta sul sistema software, sull'architettura che siamo andati a sviluppare. Nel senso che ad oggi abbiamo tre stream di lavoro, abbiamo tre stream di sviluppo che seguono le tre direttrici di Understand, Engage e Grow. Quindi questo è molto importante perché questa cosa inizia ad avere degli impatti, nel senso che una nota fra tutte, la parte di Understand è una parte che fa leverage di tecnologia, di AI, di modelli di machine learning, andiamo da modelli di customizzati di classificazione di immagini a modelli di NLP per il processing dei messaggi, per il processing delle conversazioni, quindi l'estrazione di topic, l'analisi del sentiment in relazione al topic, quindi requisiti molto spinti sul tema dell'AI, del machine learning, per poi passare a una parte di engagement che si divide tra content delivery, tra gamification, tra strumenti di recommendation e di personalizzazione. Questo significa, senza dilungarmi troppo sulle componenti
più di alto livello, significa che abbiamo, dal punto di vista di chi si occupa di sviluppare questo prodotto, abbiamo un insieme di requisiti molto diversi tra loro ed estremamente vari. E questo è un punto importante. Questo è un punto importante perché, come dicevamo, andando a dare una fotografia di questi requisiti, andiamo dalla necessità di dover deployare dei modelli di machine learning che utilizzino PyTorch o TensorFlow, a modelli di analisi del grafo, a modelli di gestione di stream di eventi, oppure saltiamo a esigenze completamente diverse, content delivery, quindi necessità di poter fruire i contenuti su vasta o vastissima scala, o esigenze di gestire stream di eventi all'interno di un engine di gamification e quindi azioni, eventi che hanno tra loro conseguenze e sono concatenati per andare da azione al completamento di missioni, al raggiungimento di posizioni in una leaderboard e via dicendo. Quindi sistemi molto marcati su architettura streaming, per poi arrivare al deploy su client con esigenze tra loro estremamente diverse, che vanno dalle app Android alle app web, vanno agli assistenti, ai chatbot, agli assistenti vocali, perfino ad alcuni ambienti come Digital Showroom, che è un ambiente 3D in cui i contenuti vengono fruiti. Quindi esigenze e requisiti estremamente vari, che sono andati via via concretizzandosi nel tempo. Ecco, l'altra dimensione importante e l'altro tema importante è che sarebbe stato bello se tutti questi requisiti fossero stati palesi, chiari e mappati dal day one. In realtà non succede mai nella pratica, anzi, questi requisiti evolvono nel tempo. E quindi evolvono nel tempo, evolvono durante la vita e l'evoluzione dell'azienda. Siamo partiti dallo stage di startup nel 2004, quando eravamo 2-3 persone. Quando io sono entrato in azienda nel 2009 eravamo meno di 5 persone, oggi siamo un gruppo di 200 persone, con tecnologia molto, molto diversa, con prodotti che nell'arco del tempo, costruiti su Experience Cloud, che nell'arco del tempo alcuni hanno avuto fortuna e si sono evoluti in prodotti più specializzati, altri hanno avuto meno fortuna e sono stati abbandonati, prodotti nuovi sono stati sviluppati sulla nostra tecnologia. Quindi requisiti che man mano sono andati a gravare sull'infrastruttura software che abbiamo implementato, che abbiamo realizzato. Ma la cosa importante è capire da dove siamo partiti. Da dove siamo partiti oltre un decennio fa? Oltre un decennio fa siamo partiti da quella che oggi viene, in modo anche un po' dispregiativo, chiamato l'architettura monolitica. Siamo partiti definendo a tavolino dei requirements. Era un'epoca anche più facile dal punto di vista della definizione dei requirements, perché comunque c'era meno varietà di canali di delivery, c'era meno varietà anche di tipologie di carichi, tipologie di lavoro, e quindi venivano adottati strumenti che peraltro sono ancora largamente utilizzati anche oggi nel mondo enterprise, che erano strumenti che permettevano di costruire, mappare dei requisiti, e poi con metodologie agili andare a implementare dentro il software questi requisiti. La cosa su cui mi interessa porre l'attenzione è che questi requisiti non erano specificati male, anzi tutt'altro, erano molto chiari. Erano molto chiari, e l'architettura che dal 2008-2012 è andata a servire questi requisiti è un'architettura estremamente performante. Estremamente performante al punto che, per farvi un esempio, nel 2010 siamo riusciti a supportare il lancio della digital replica di Walt Disney, quindi la replica digitale su iPad e sui tablet del Topolino, qualcosa che aveva picchi di centinaia di migliaia di download dell'intero numero concentrati nell'arco di 24-48 ore. Quindi volumi estremamente elevati, se considerate che ciascuna versione digitale di un numero di Topolino aveva un peso in megabyte tra i 3 e i 500 megabyte. Quindi problemi anche stressanti dal punto di vista dell'architettura, che magari oggi
possono essere diventati più affrontabili, più mainstream, ma stiamo comunque sempre parlando del 2009-2010, quindi stiamo parlando di un decennio fa, e la nostra architettura, dove la scelta della tecnologia seguiva molto la filosofia di un approccio di mappatura dei requisiti, un approccio di indirizzamento di questi requisiti in modo unitario, oggi diciamo monolitico, all'epoca si diceva unitario, verteva sulla scelta di tecnologie quali Spring MVC, Java e deploy su Tomcat o JBoss a seconda delle esigenze. Già all'epoca, per le esigenze di delivery e quindi per la necessità di utilizzare strumenti di CDN come CloudFront piuttosto che strumenti di storage come S3, avevamo scelto di utilizzare Amazon Web Services. Questo ci metteva nella condizione di poter implementare tutti quegli strumenti dal punto di vista infrastrutturale, come il load balancer, come la gestione degli istanti di C2 con autoscaling, che quindi è come l'utilizzo di database attraverso Hibernate su RDS, che quindi ci metteva nella condizione di poter gestire abbastanza bene la scalabilità. È un'architettura che ha dei vantaggi, e parlo al presente perché ancora oggi questi vantaggi sono presenti. Uno dei punti importanti è che non esistono architetture migliori di altre in senso storico, esistono architetture migliori di altre per le esigenze. E qui infatti vedremo per quale motivo oggi in Experience Cloud non utilizziamo più questa architettura. Non è certamente perché è vecchia o perché Java non lo usa più nessuno, è perché sono emersi dei requisiti che hanno spinto il team ad evolvere l'architettura ed evolvere anche le scelte tecnologiche. E questo ha avuto un impatto, ha avuto un feedback loop sul team, perché il team stesso si è dovuto evolvere per soddisfare questi nuovi requisiti. Aveva dei punti a vantaggio. Il primo è il fatto che tutto era autocontenuto. Veniva compilato il file WAR, il file WAR di Java conteneva tutto quello che serviva a Tomcat o a JBoss per eseguire l'applicativo. Il workflow della CI, i job Jenkins che utilizzavamo all'epoca erano estremamente semplici, scaricavano il repository, compilavano, generavano il WAR e poi il WAR veniva rilasciato all'interno del repository Maven. Il coordinamento tra i servizi, tra le varie componenti, perché in realtà si trattava di un unico applicativo, tra le varie componenti era molto facile, era una chiamata a metodo, una chiamata a funzione, quindi estremamente facile. Abbiamo iniziato però verso la fine del 2010 a avvisare alcuni problemi. Il primo era legato al life cycle. Fin tanto che il team era un team estremamente piccolo, 5-6 persone, era molto facile gestire il life cycle. Tutti avevano un deploy, avevano un checkout, un clone del repository, inizialmente era SVN, poi siamo passati velocemente a Git, e avevano un clone del repository sulla propria macchina. Di fatto si lavorava quasi tutti sulla stessa feature e si rilasciava a cadenze ben definite. E questo è fantastico, perché questo vuol dire che tutto il team lavora con lo stesso passo, non solo, che tutto il team ha la stessa velocità e lavora sulle stesse cose. Man mano che l'azienda cresceva, abbiamo iniziato ad ampliare i team. Abbiamo iniziato a affiancare dei team front-end. Questi team front-end necessitavano di diversi servizi lato back-end. E questo voleva dire che mentre alcune persone, alcuni team, iniziavano a lavorare su alcune componenti di tecnologia per rilasciare la nuova versione, altri team lavoravano sulla manutenzione evolutiva, piuttosto che anche magari sulla creazione di nuovi endpoint e nuovi feature nella versione corrente. Questo però iniziava a porre dei problemi dal punto di vista del ciclo di vita, perché un'unica modifica alla codebase richiedeva un unico rilascio, un rilascio di tutta quella versione, il che diventava difficile da gestire, perché magari io avevo un team che stava sviluppando una nuova feature che volevo rilasciare nell'arco di qualche giorno o al più tardi nell'arco di un paio di settimane, mentre il team di feedback stava implementando degli hotfix. Ma se qualche modifica del team di feedback
spaccava qualcosa perché si verificava una regression, eccetera, questo bloccava il lavoro di tutti, oltre ad avere dei risultati drammatici dal punto di vista della disponibilità degli ambienti di stage e via dicendo. Non solo, la scalabilità iniziava ad essere un problema, perché ci siamo accorti che avevamo all'interno, iniziamo ad avere diverse tipologie di utilizzo, come dicevamo, iniziamo ad avere la content delivery, ma la content delivery abbiamo affiancato altre esigenze, ad esempio funzionalità supportate a supporto di use case di store locator, piuttosto che funzionalità a supporto di use case di loyalty, e quindi quella che sarebbe poi diventata la gamification. Quindi iniziamo ad avere diverse famiglie, diverse tipologie di requisiti che avevano scalabilità differenti, mentre la content delivery insisteva su certe funzionalità, generalmente è un processo, è uno use case che ha sporadiche scritture e ha letture invece che tendono ad avere dei picchi magari unpredictable nell'arco del tempo, un sistema di loyalty invece dal canto suo scritture molto frequenti e magari accessi un po' meno frequenti, e quindi ci rendevamo conto che alla fine il nostro sistema, tutta la nostra infrastruttura si trovava a scalare dovendo tener conto della componente più lenta e dei colli di bottiglia della componente più lenta, e quindi diventava difficile fare shaping di un auto-scaling plan sulla una specifica esigenza, perché non avevamo già più una specifica esigenza. E tutto veniva mappato come endpoint REST. Iniziamo nella fine 2011, iniziamo a separare i vari concern, i vari utilizzi, i vari casi d'uso, le varie funzionalità all'interno della componente. Non si tratta di ragionare su un'evoluzione tecnologica. L'evoluzione tecnologica, quando è avvenuta dopo. Si tratta di iniziare a spezzare il dominio applicativo in più sottodomini, rendendosi conto che ciascuno di questi sottodomini era in realtà un differente dominio. È un approccio che oggi viene chiamato il classico approccio a microservizi, perché vengono definiti, vengono parametrati i vari domini, le interfacce che vengono definite tra questi domini sono interfacce che permettono la comunicazione. E quindi, che so, la componente di content delivery, quando aveva bisogno della componente di proximity marketing, perché ad esempio volevo fornire un'informazione sugli store in cui era disponibile un determinato prodotto, un determinato contenuto, magari l'oggetto di una determinata campagna ADV, e quindi avevo bisogno di appoggiarmi alla funzionalità di proximity marketing, lo facevo attraverso un'interfaccia, tendenzialmente un'interfaccia REST. Questa cosa porta come risultato a una prima evoluzione architetturale, nel senso che viene mantenuta come tecnologia di riferimento Java, Spring MVC, con un piccolo refresh, nel senso che da Spring MVC passiamo alla successiva incarnazione che è Spring Boot, di fatto stessa tecnologia, molto meno boilerplate. Spring Boot supporta nativamente l'estensione a Spring Cloud e di conseguenza questo permetteva di avere dei moduli sviluppati da Netflix e poi rilasciati alla community che garantissero funzionalità tipo registry piuttosto che un API gateway e via dicendo, quindi dei moduli infrastrutturali e all'epoca abbiamo iniziato a utilizzare Docker che stava iniziando ad affermarsi come tecnologia di deploy, quindi utilizziamo sempre un web server, un application server, inizialmente Apache, poi viene migrato verso Nginx per avere migliori prestazioni, ma indicativamente lo stack rimane lo stesso. L'unico miglioramento che all'incirca intorno al 2014 viene reso necessario dallo stress che i client causavano sulla piattaforma è quello dell'utilizzo del consolidamento dei dati per la parte di content delivery su tabelle DynamoDB che venivano utilizzati come interfacce di facade. Quindi viene abbandonato per un certo periodo il paradigma REST puro e su alcuni servizi viene introdotto DynamoDB. Il core rimaneva sempre RDS, Hibernate, Java, Spring. E ci sembrava ragionevole perché comunque il numero di team che lavoravano sulla tecnologia era abbastanza ridotto. Parlavamo di 2-3 team, comunque con una cultura, una storia comune,
dei requisiti anche comuni e un backlog che di fatto poteva essere ricondotto a una sorta di super backlog, quindi vari backlog, ma che comunque parlavano delle stesse feature. Viene sviluppato un servizio di coordinamento, perché uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare è quello relativo al coordinamento dei vari servizi, e questa componente chiamata Module Manager entra a far parte della New Experience Cloud. Vantaggi notevoli che oggi possono sembrare ovvi per chi lavora in un mondo a microservizi, servizi più piccoli, stessa tecnologia utilizzata per tutto, i deploy diventano finalmente immutabili, quindi riesco a sapere esattamente quale servizio sto usando, quale versione di un determinato package, il che è fantastico. Il coordinamento, tutto sommato, utilizzando le componenti di Spring Cloud, utilizzando il Module Manager, era tutto sommato facile, però iniziamo a renderci conto che questa proliferazione dei servizi introduce un po' di friction, introduce qualche problema, perché non tutti i servizi vengono utilizzati allo stesso modo. È la manifestazione di un problema di cui già avevamo avuto avvisaglie nell'incarnazione precedente dell'architettura, ma non solo. In questo caso vediamo che alcuni servizi proprio in certi momenti della giornata non vengono utilizzati e comunque hanno un costo e gravano sul conto economico. Non solo, l'altro problema ancora più ostico è che ci troviamo che le risorse devono essere provisionate manualmente, quindi sostanzialmente l'applicazione Beanstalk, ogni volta che viene creato un nuovo servizio, deve essere costruita manualmente, e questo è problematico, perché questo richiede di avere un ops team, un team di operation. Il team di operation deve prendere i requirement dal dev team, devono allinearsi, il team di operation ha ben chiari i requirement dal punto di vista della sicurezza e quali sono le best practices, ma il dev team non ha chiaro questi requisiti, però ha chiare le logiche che determinano lo sviluppo dell'applicazione e anche le logiche evolutive. E quindi iniziamo a sperimentare un po' di friction tra i due team, perché ad esempio certe richieste devono essere soddisfatte in tempi rapidi, perché c'è l'esigenza di andare in produzione, di rilasciare le feature al business. L'ops team ha un proprio backlog, ha dei check di security che deve fare, e questo magari causa dei ritardi. Quindi diventa inizialmente un po' difficile da gestire questa cosa. E poi vediamo intorno al 2014-2015 che un po' di problemi nella gestione dell'infrastruttura iniziano ad emergere. Ed è nel 2014 che viene presentata una tecnologia inizialmente sottovalutata, largamente sottovalutata dal mondo dev, e che poi inizia ad affermarsi. Però ci tengo a precisare che cosa è, secondo me, serverless, perché ci sono definizioni abbastanza varie e anche contraddittorie. Allora, dal punto di vista strettamente teorico, serverless sono tutte quelle macchine virtuali effimere, quelle risorse di calcolo effimere che esistono nel momento in cui ne ho bisogno e vengono dismesse poco dopo. E l'architettura, l'utilizzo di questa architettura, ha una serie di vantaggi, bla 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 bla. Ecco, il problema è che questa definizione, secondo me, è una definizione molto teorica, ma molto poco concreta. La reazione con questa definizione è stata più o meno questa. Cioè, cosa vuol dire? Ecco, allora, a me piace ragionare su che cosa significa per chi deve utilizzare le tecnologie, per chi deve implementare cosa significa serverless. Allora, serverless significa che, vabbè, non ho server. Questo credo che chiunque abbia già sentito questa storia, se non ho serverless, non ci sono server. Va bene, ma questo ha delle implicazioni. Questo significa, ad esempio, che non devo gestire dell'hardware, non devo comprare server, non devo andare a inserire server all'interno di un data center, non ho bisogno di avere un CED, non ho bisogno di avere un IT, un service team dedicato alla manutenzione di quel server. E certamente, giusto per sfatare un mito, i server sono i server di qualcun altro. Però la parte interessante è che dal mio stack di cose che devo gestire ho tolto un pezzo.
Quindi ho tutto ancora una serie di problematiche da dover gestire, ma non ho più il ferro fisico, non ho più l'hardware. Ma server significa anche che non ho virtual machine. E questo ha delle implicazioni un po' meno scontate. Ad esempio, non posso fare, non avendo virtual machine da gestire, da allocare, non posso fare under over provisioning sulle mie richieste. Perché? Perché in ogni dato istante ho esattamente quelle risorse di calcolo, quegli oggetti che contengono le risorse di calcolo di cui ho bisogno. Non pago per una VM accesa quando non la sto utilizzando e soprattutto non devo definire e implementare un recovery plan per garantire business continuity e disaster recovery delle mie virtual machine. Questo vuol dire che tolgo un altro pezzo dall'elenco delle cose, degli aspetti di cui devo occuparmi. Ma soprattutto andando oltre, server significa anche che non devo fare patching del sistema operativo e che non devo configurare il sistema operativo su cui gira il mio applicativo. Questo può sembrare una cosa da poco, questo significa però che nel momento in cui vengono rilasciate delle patch di sistema, nel momento in cui vengono rilasciati nuovi aggiornamenti ai pacchetti di sistema, questi arrivano in maniera trasparente nella mia infrastruttura. Penso che molti di voi ricorderanno qualche anno fa il bug di SSL, il bug Heartbleed. Ecco, per l'infrastruttura serverless, il giorno in cui è stata rilasciata la patch per il bug dell'SSL è stato un giorno come tutti gli altri, nel senso che semplicemente non si sono nemmeno accorti che questa nuova patch, che andava a risolvere un problema che interessava un numero ampissimo, praticamente qualunque sistema o qualunque applicativo web nel mondo, di fatto è stata in maniera trasparente applicata ai propri servizi. Non solo, una cosa molto più importante, viene a cadere il discorso del dai, configurami velocemente questa macchina che devo andare in produzione. Cosa che peraltro capita molto, molto rapidamente, nel senso che di solito il team di operation è l'ultima ruota del carro. Cioè sono quelli a cui arriva un minuto prima del rilascio programmato il pacchetto da pubblicare. E quindi normalmente c'è un'enorme pressione su questi team, che porta il più delle volte a dover magari fare sconti sulle best practices, piuttosto che... Chiedo gentilmente perché sento un ritorno di voce, quindi magari se riuscite, chi non sta parlando, a mettersi in muto. E quello che si verifica è che spesso si fanno sconti sulle best practices. Ecco, nel momento in cui io ho un'architettura serverless, non ho questo problema, perché qualcun altro avrà già preso in carico il fatto di mettere all'interno dell'infrastruttura che mi viene resa disponibile le migliori best practices e le ultime patch del sistema operativo. Quindi sto andando a rimuovere un ulteriore pezzo dalla mia infrastruttura. Ma, e questa è una parte interessante, serverless significa che non devo gestire lo scheduling delle risorse. Questo è un punto estremamente importante, perché è qualcosa su cui si dibatte molto anche adesso, nel senso che, come saprete, si sono affermati ormai da alcuni anni, fortunatamente, l'utilizzo di strumenti come Kubernetes, l'utilizzo di container. Ecco, serverless non è container. Container sono qualcosa che si avvicinano all'architettura serverless. Docker è una tecnologia fantastica, noi la utilizziamo su diversi scenari, la utilizziamo anche all'interno del gruppo, ma non è una tecnologia serverless. Perché? Perché ho un control plane, perché dal control plane devo gestire lo scheduling, devo gestire il provisioning, devo gestire anche le componenti infrastrutturali. Ecco. Quindi diciamo che ho un ulteriore vantaggio della tecnologia serverless, perché tutta quella che è la parte anche di provisioning del runtime, in grado di eseguire il mio codice e il sistema che va ad acquisire le analytics dal mio codice è già fornito. Non devo andare a installare il Grafana di turno che fa il collect delle metriche, non devo andare a gestire la schedulazione dei container. Ma sostanzialmente quello che ottengo è un'architettura
che Patrick Dubois ha definito serviceful, perché è un'architettura in cui sono ancora presenti tutte queste componenti, ma sono gestite da qualcun altro. Ecco, nel 2014 iniziano ad affiorare le prime, con il rilascio di AWS Lambda, iniziano ad affiorare le prime, i primi servizi che vanno nella direzione di permettere la realizzazione di architettura serverless. È un processo lungo, è un processo che dopo il rilascio di AWS Lambda vede la pubblicazione e il rilascio di Amazon API Gateway e poi di altre tecnologie, poi una riscrittura completa di DynamoDB e via dicendo, ma è qualcosa che ha permesso a noi di andare a sviluppare, a evolvere i singoli moduli della Experience Cloud. Come dicevamo, già nell'incarnazione precedente dell'evoluzione eravamo andati a separare i vari domini, quindi ciascun dominio applicativo in modo mirato è stato portato su un'architettura cloud native. Di conseguenza questo ha permesso ad esempio di fare delle scelte all'interno dello specifico microservizio in termini di persistenza o in termini di tipologia del data model. Perché? Perché il boundary è ben definito e perché quindi posso andare ad utilizzare appieno le tecnologie che il cloud provider mi mette a disposizione. Non sono più obbligato a fare delle scelte che siano trasversali. Non solo, il fatto che non devo gestire anche il provisioning delle risorse di persistenza, quindi il database, quindi eventualmente uno stream Kafka, piuttosto che strumenti di analytics di vario tipo, mi permette, non dovendo gravare sul team di operation che deve crescere in modo da poter supportare tutti questi diversi casi d'uso, mi permette di poter scegliere in maniera più libera quali servizi sono più adatti a quale tipologia, a quale di carico applicativo. Non solo, questo permette anche di evolvere verso un modello di computazione event-based, quindi vengono triggerate le funzioni Lambda, le quali svolgono delle operazioni, i dati vengono persistiti su una persistenza, diciamo, specifica per il singolo servizio, quindi ciascuno serve la sua. L'unica costante che abbiamo adottato e che oggi è in corso di evoluzione è quella di utilizzare Kinesis come buffer, come event bus condiviso. Oggi stiamo via via dismettendo questa scelta perché Amazon ha rilasciato Event Bridge, che con alcune limitazioni però svolge la stessa funzione a costi decisamente ridotti. I deployment rimangono assolutamente immutabili, quindi portiamo dietro tutti i vantaggi dell'architettura microservizi. Non solo, questo ci permette di parcellizzare ulteriormente l'elemento, l'unità di deploy, quindi abbiamo modifiche molto più piccole, il che permette di avere cicli di rilascio molto più veloci, perché anche la fase di Q&A è estremamente più rapida. Non dobbiamo gestire dei server, quindi il team di operation è stato evoluto in team cloud native, cioè un team che ha fatto un percorso evolutivo verso gestione di problematiche di architettura e di provisioning dell'architettura, non piuttosto che verso la manutenzione becera del server o la definizione di piani di gestione delle virtual machine. La scalabilità è built-in, nel senso che comunque stiamo utilizzando dei servizi che sono pensati per scalare su carichi che sono di diversi ordini di grandezza maggiore del nostro, quindi questo permette di star tranquilli dal punto di vista della scalabilità, e soprattutto abbiamo raggiunto una cosa che dal mio punto di vista di sviluppatore è un punto importantissimo, che è l'assoluta uguaglianza, l'assoluta uniformità degli ambienti di dev, stage e produzione, al punto che ciascun developer e ciascun team ha un account AWS all'interno del quale viene fatto il deploy del modulo o dei moduli che sono sviluppati, vengono testati, vengono sottoposti anche a stress test e poi viene mirrorato l'ambiente in un ambiente analogo di stage e produzione. Ma ciascun developer ha il proprio account AWS su cui può sviluppare e può sperimentare, ed è del tutto uguale in termini di capability all'ambiente finale di deployment. È tutto oro quel che luccica? No, nel senso che questo ha richiesto un'evoluzione nella prospettiva del team.
noi avevamo un team molto bravo, molto capace, che anni di sviluppo nell'IT l'avevano portato ad avere un approccio del cerco il golden standard delle architetture. Quindi cerco quell'architettura principe che risolve tutti i miei problemi. Ecco, nel caso in cui ci si evolve, quando ci si evolve verso microservizi, verso serverless, ci si rende conto che non esiste un one size fits all, ma che le architetture sono in funzione delle nostre esigenze. E soprattutto io ho oggi oltre 140 servizi diversi tra cui scegliere, e quindi probabilmente ha senso che faccia delle scelte mirate per la mia esigenza. Una cosa importante: le architetture serverless hanno tendenzialmente un profilo di costo più basso rispetto a sistemi tradizionali, sono intrinsecamente a microservizi, questo è un punto importante, ma quando l'utilizzo arriva prossimo al 100%, cioè tutta la mia infrastruttura è sottoposta a un utilizzo pari a 1, quello che ricavo, quello che ottengo è un profilo di costo paragonabile e in alcuni casi superiore alla buon vecchia virtual machine. La fortuna è che generalmente non tutte le componenti della mia architettura saranno sempre sottoposte a un utilizzo di quel tipo. E quindi riesco a fare molto facilmente delle economie di scala. E un altro drawback è che non ho supporto ad oggi per hardware dedicato. Problemi che abbiamo dovuto affrontare nel momento in cui ci siamo accorti che la migrazione che stavamo facendo era un'evoluzione verso i microservizi, e ci siamo accorti che serverless implicava microservizi. Capiamoci bene, io posso implementare un'architettura monolitica in serverless? Sì, impacchetto tutto in una mia bella Lambda, faccio il deploy nella Lambda, c'è un pacchetto da 150 mega, che fa tutto quello che serve, gli metto davanti il suo gateway che tutte le rotte che prende le rimappa su quella Lambda. Ho fatto una cosa intelligente? Non tanto, sia perché 150 mega vicino al limite fisico della Lambda che di 200 mega del package, ma va bene, con degli escamotage si può ridurre, ma soprattutto perché sto scardinando il paradigma per andarlo a piegare alle mie esigenze. Quindi piuttosto che prendere un enorme applicativo Rails, buttarlo su una Lambda perché, oh che bello, la Lambda supporta Ruby on Rails, magari vale la pena capire se sto mischiando strumenti che sono pensati per soddisfare le stesse tipologie di esigenze, o sto di fatto utilizzando Rails in un contesto che non è quello per cui è stato progettato e per cui ha perfettamente senso, o dall'altro lato sto utilizzando la Lambda in un modo che non è quello pensato. La prima domanda che viene solitamente posta, e anche noi ci siamo posta, è: quanto è piccolo un microservizio? La mia risposta molto pratica, molto pragmatica è: non partiamo dalla dimensione del microservizio e ragioniamo se è una funzione Lambda che gestisce un endpoint, gestisce più endpoint o quant'altro. La mia proposta è: ragioniamo a domini, differenziamo i domini applicativi. C'è un paradigma molto bello e in cui io credo molto, che si è affermato negli ultimi anni, che è quello del domain driven development, e che porta a definire i domini semantici dal punto di vista applicativo, le interfacce tra i vari domini. Ecco, un microservizio secondo me dovrebbe coincidere a livello di repository Git con il dominio applicativo, a livello di deploy può coincidere con l'endpoint, nel senso che lì magari si fanno scelte economie di scala. È normale in experience, anzi è quasi lo standard, che un repository Git al suo interno abbia più funzioni Lambda, quindi al momento del deploy quella code base produca più funzioni Lambda. Un'altra scelta: dobbiamo reinventare la ruota? La mia risposta è no, nel senso che se fuori di qua c'è qualcosa che un vendor fa meglio di quello che noi possiamo fare, posto che il core business di Nexperience non è sviluppare prodotti IT, non è sviluppare prodotti per i team di sviluppo, meglio prendere qualcosa che AWS fornisce
e su cui AWS si fa garante di certe caratteristiche e di in termini di sicurezza, continuità e via dicendo. Come parlare con il mondo esterno? Altro punto caldo, noi siamo un vendor B2B2C, quindi l'esigenza di integrazione è un'esigenza giornaliera, nel senso che ogni volta che viene un nuovo cliente adotta Experience Cloud, l'adotta all'interno di un ecosistema di altri software, di altri player, quindi è un'esigenza ricorrente. È il motivo per cui la scelta è stata di adottare, e su questo le tecnologie serverless aiutano molto, di adottare un approccio API first, ma soprattutto di conformarsi agli standard. I due per la maggiore sono REST per quanto riguarda gli endpoint e OAuth 2 per quanto riguarda l'autenticazione. La vita è troppo breve per mettersi a implementare un nuovo standard o a definire un nuovo standard di autenticazione. Deve davvero valerne la pena? E il più delle volte la risposta è no, non ne vale la pena. L'altra domanda che spesso, anzi quasi sempre, ricorre è: ma lock-in? Allora, la cosa importante, non è Lambda che fa lock-in, non è serverless che fa lock-in, se ci pensate, perché l'handler delle nostre funzioni Lambda, più o meno di tutte, sono qualche decina di righe di codice. Se arriva a 100 linee di codice è perché c'è dentro tanto in quell'handler. Tutto il resto della code base è codice Python, TypeScript, Node, perfettamente portabile e perfettamente portatile in altri contesti. Quindi riscrivere l'handler della Lambda costa veramente poco. Cos'è che fa lock-in? I dati. Nel momento in cui noi abbiamo fatto una scelta di un determinato data model e questo data model si conforma a DynamoDB, di cui non esiste un equivalente su altri cloud provider, o a CosmosDB, o a un database qualunque specifico di un provider, e questo vale anche per i sistemi di messaging e quant'altro, io lì ho un lock-in. Perché migrare la struttura dei dati, dato che a livello dei layer della mia applicazione il dato è qualcosa che è molto profondo, è molto a un livello profondo, perché ho vari layer che la mia applicazione espone sopra il dato, quindi dal dato ho il layer di persistenza, poi ho il layer di data mapping, poi ho il layer di business, poi ho il layer di validazione, poi ho il layer rivolto verso il mondo esterno. Il fatto di andare a modificare, dover cambiare in modo pesante una componente critica come quella che gestisce i miei dati è qualcosa che ha un impatto, e ha un impatto non banale. Di conseguenza il lock-in può essere un problema, ma secondo me è un problema che più delle volte viene mal posto. Non è un problema sulla Lambda, è un problema semmai sulla scelta del database, è un problema sulla scelta dei servizi di terze parti che sto andando a integrare. Ma se ci pensate è un problema analogo a quello che si verifica nel momento in cui faccio una scelta forte in termini di linguaggi, di tool o di framework. Non è così facile abbandonare un determinato framework piuttosto che abbandonare un determinato tool. Nel momento in cui io ho un team che ha delle competenze estremamente peculiari, estremamente specifiche su Kubernetes, non è che domani mattina questo team si reinventa e utilizza, che so, serverless, buttando all'ortica quella competenza, perché c'è proprio un tema di inerzia del team nel passato, nella sua fase evolutiva, e questo vale anche per team con competenze serverless che devono evolvere verso un mondo a container o abbracciare altre tecnologie. Quindi un lock-in c'è ed è difficile prescindere da qualunque lock-in. Questo è un punto estremamente importante. Chiudendo, dato che sono quasi in overtime, anzi sono già in overtime, cosa è oggi in experience e dove siamo arrivati a questo step, a questo stage di evoluzione? Siamo arrivati a differenziare diversi business domain. Ad oggi sono una ventina di business domain. Ciascuno di questi al suo interno ha vari microservizi. Abbiamo una dozzina di servizi a supporto. Abbiamo per alcune applicazioni di machine learning dovuto implementare noi dei meccanismi di monitoring o dei meccanismi di maintenance, fortunatamente soltanto per casi molto mirati. Abbiamo servizi che implementano layer OAuth 2 in logica multi-tenant su Cognito, la gestione dell'organization, posto che abbiamo il problema della multi-tenancy e via dicendo. La cosa importante è che, ad eccezione della parte di machine learning, siamo 100% serverless,
il che significa oltre 200 Lambda function per deploy. Un cliente oggi può richiedere, anzi più delle volte il cliente richiede un deploy in un account AWS, che può essere o gestito da noi o gestito dal cliente, e ciascun deploy richiede all'incirca 220-230 funzioni Lambda. In totale ogni deploy di una Experience Cloud ha oltre 400 risorse AWS che vengono istanziate. Ovviamente gestire questa cosa manualmente non è praticabile, non è fattibile, infatti utilizziamo pesantemente CloudFormation, abbiamo una ventina di stack CloudFormation. Il time to market è migliorato, siamo passati da mesi a settimane, le business feature vengono rilasciate ogni sprint, abbiamo visto che per noi una buona conformazione di sprint a settimana, durata di sprint a settimana, è trisettimanale, scusate, technical feature rilasciate invece, update rilasciate più volte a settimana, anche così come i bug fix. Costi ridotti di un ordine, costi di gestione ridotti di un ordine di grandezza, i developer hanno la possibilità di fare il provisioning direttamente all'infrastruttura utilizzando CloudFormation tramite SDK, possono sperimentare, anzi sono incoraggiati a sperimentare, e soprattutto non devono più correre dietro ai requisiti di business, ma più delle volte sono nella condizione di recepire questi requisiti quando si formano. Concludo con una quote di Mark Benioff, secondo me molto interessante, e che pone l'attenzione sul fatto che ad oggi conta forse molto di più il fast time to market piuttosto che la dimensione del deploy che vado a realizzare. E chiedo scusa ad Angelo e agli amici perché ho davvero esagerato come tempi. Grazie mille Luca, no, hai fatto bene, anzi devo dirti che è sicuramente una delle migliori presentazioni su serverless che mi è capitato di sentire, quindi ti ringrazio. Intanto comincio a rubarti lo screen sharing. Sì, faccio stop share. Perché al momento, di solito noi cosa facciamo? Comunque sempre un pochino di sessione di domande e risposte. Ho predisposto su questo sito che si chiama menti.com, potete andare collegandovi al link che vedete in sovraimpressione oppure inquadrando il QR code, perché vi verrà chiesto di postare la domanda su un piccolo form. Le vediamo live tutti quanti insieme, adesso un minuto, rimango sulla schermata. Intanto io approfitto per fartene una. Senti, prima sì. Dicevi dello strato dei dati come vero unico lock-in per un'architettura serverless, perché citavi l'utilizzo di DynamoDB. Mi confermi che al momento nessun altro cloud provider fornisce un database compatibile? Allora, database 100% compatibile? No, nel senso che è una tecnologia proprietaria. Ha un pattern di utilizzo che è molto simile a Cassandra, ma non sono la stessa cosa, e questo è il motivo per cui, ad esempio, all'interno del mondo AWS esiste anche Managed Cassandra. Diciamo che i due team, la stessa missione del product manager, che è Rick Hulian di DynamoDB e di Cassandra, stanno cercando di far evolvere parallelamente le feature. Però ad oggi non puoi prendere un applicativo che utilizza DynamoDB come persistenza e portarlo su Cassandra senza dover mettere mano al layer di persistenza a rimappare le query, perché alcuni intrinsics, tipo il modo in cui sono memorizzate le date, il modo in cui vengono gestiti gli indici, cambia, e cambia soprattutto il pattern di accesso ai dati. Ecco, una cosa importante dei DB NoSQL, questo vale per tutti, vale anche per MongoDB, vale per Influx, vale per Dynamo, Cassandra, eccetera, è che conta molto l'access pattern, il pattern di accesso ai dati. E questa cosa è qualcosa che ti locca sulla tipologia di dato, su di database. Quindi MongoDB si presta bene a certi schemi di accesso, soprattutto at scale, Dynamo ad altri. E quindi diventa difficile trovare soluzioni intercambiabili. Me ne sono reso conto. Ecco, cominciano ad arrivare le domande, so se le riesci a vedere in sovraimpressione. Sì, nel nuovo contesto serverless con me è cambiato il ciclo di debug. Allora, è cambiato profondamente, si è partiti da un momento iniziale in cui, ok, 2015, siamo tutti serverless, fantastico, come debuggiamo? Debuggare.
Ad oggi, fortunatamente, i vari provider e soprattutto diverse aziende che lavorano nell'ambito, ne cito soltanto alcune, Epsagon, Lumigo, IOPipe, New Relic, hanno iniziato a sviluppare dei tool in quella direzione. Esistono delle versioni dockerizzate dei servizi serverless, soprattutto di quelli più comuni. Esiste un'immagine Docker di DynamoDB, esiste un'immagine Docker non ufficiale di Lambda, esiste un emulatore del gateway in SAM. Di conseguenza è possibile eseguirle sulla propria macchina di CI, eseguirle anche sulla propria macchina di sviluppo e quindi utilizzare gli tool di sviluppo a cui siamo abituati. Attenzione, sono interfacce simili, compatibili, non riescono e non emulano tutta l'infrastruttura cloud. Mi spiego meglio. Un problema comune che vi accorgerete, con cui vi accorgerete di fare i conti, è quello dei permessi. La mia funzione Lambda interagisce con servizi. Nell'ambito di AWS i permessi sono regolati da IAM, IAM per gli amici, dove io vado a specificare una policy di accesso a un determinato servizio. Ovviamente ragione vuole che la policy non sia asterisco, ma che segua il least privilege principle, quindi se la Lambda deve accedere a Dynamo in lettura, avrai permessi solo in lettura su Dynamo. Ecco, se io scarico l'immagine Docker di Dynamo e quindi lo eseguo localmente, posso certamente testare la query su Dynamo e vedere se ho un problema, debuggarla, eccetera, ma se il problema di accesso a Dynamo è legato a un problema di permessi, non viene emulata tutta questa parte. Quindi diciamo che è qualcosa che si avvicina in quella, che va in quella direzione. Per quanto riguarda il debug vero e proprio del codice, quindi nello specifico del codice, diciamo che tendenzialmente si tende a supportare molto di più il rilascio di unit test e quindi tutta la parte di testing, sia unit che behavioral, che andare di breakpoint all'interno del codice. Quindi siete rimasti a Java? No. Siamo passati da Java a Groovy nel 2012 e poi nel 2014 abbiamo iniziato a introdurre Node, ultimando il passaggio a Node 2016. L'ultimo servizio Groovy Java l'abbiamo dismesso nel 2016. Oggi è Java, TypeScript in buona parte e Python, essenzialmente tutto quello che è la parte di data management, di gestione dei dati, anche perché alcuni tool all'interno di AWS supportano nativamente Python. Prima che clicchi, ultima nota. Nel momento in cui iniziate ad affrontare, ad abbracciare serverless, vi rendete conto che server non è soltanto un tema di come vado a fare il servizio REST, ma cambia un po' anche la filosofia con cui gestisco un problema. Come ha vissuto il tennis di sviluppo la transizione verso serverless? Si ricollega a questo per dirvi. Vi faccio un esempio con un prospect con cui stavo parlando l'altro ieri, martedì. Allora, hanno dei dati che vengono forniti da diversi servizi di terze parti e ci stanno chiedendo, tramite la divisione di Mikamai, che è la divisione di consulenza di sviluppo cloud native, ci stanno chiedendo di sviluppare un'architettura che vada a fare il collect di questi dati, li consolidi e poi li renda disponibili in front-end. Caso abbastanza facile, se non che parliamo di decine di migliaia di data point al mese. E ovviamente le ricerche devono poter essere fatte sullo storico. Com'è un approccio di un team che non ha vissuto la transizione, o quantomeno magari l'ha vissuta gioco forza e non l'ha abbracciata? Il team è, ok, allora, mi serve un container? No, container no, perché adesso a Luca piace parlare di serverless, quindi no, mi serve una Lambda. Questa Lambda implementa un servizio, faccio la richiesta, questa richiesta fa partire 10 richieste ai 10 servizi di terze parti, prende i dati, devo gestire il problema che la Lambda ha un timeout, ma fortunatamente AWS mi ha alzato questo timeout adesso a 15 minuti. Bene, dai, ci sto dentro, faccio una bella Lambda che chiama tutti i servizi, esegue per 10 minuti e va a mettere dentro un database, Elasticsearch, sì,
dentro Elasticsearch i dati, così posso fare la query. Ecco, questo è l'approccio sbagliato. Qual è un approccio più maturo, più di un team, tipico di un team che ha iniziato a capire quali sono i benefici? Ma sto parlando di stream di dati. Quindi io posso utilizzare magari un servizio che fa crawling di dati. Ah, ok, esiste AWS Glue. AWS Glue mi permette di eseguire dei job di Spark scritti in Python che vanno a fare le query sui dati. Questi dati vengono presi, vengono consolidati in un data catalog. Posso utilizzare un altro servizio che si chiama Athena per fare una query sul data catalog. Estraggo le viste che mi interessano e le consolido all'interno di Elasticsearch. È serverless? Certamente sì. È serverless usando le Lambda? No, assolutamente no. Costa di meno? Sì. Performa meglio? Certamente sì. Quindi questa è un po' l'ottica in cui deve mettersi il team. Ci sono state opposizioni a tutti entusiasti, ma voi avete mai visto un team completamente entusiasta nel momento in cui gli si dice ragazzi ragioniamo su questa nuova tecnologia? Dipende molto dalle persone. Fortunatamente abbiamo nei team delle persone che sperimentano e che sono early adopter di qualunque cosa. Hanno dei vantaggi, certamente sì, hanno degli svantaggi, Sochmel, nel senso che un early adopter è uno che tendenzialmente tende a spaccare la code base e quindi serve qualcuno che bilanci questa attitudine troppo entusiasta. E noi fortunatamente abbiamo tutti e due questi aspetti. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è partire con un POC, dimostrare al team e far toccare con mano al team, magari coinvolgendo il POC di early adopter, il vantaggi, i benefici di questa cosa, e poi si vede che anche quelli storicamente più resistenti saltano a bordo di questa cosa. Ecco, il cambiamento soltanto per il piacere di una nuova tecnologia può appassionare alcuni e lascia molto freddi altri. Il cambiamento invece per un beneficio, se ti migliora la qualità del lavoro, del day by day, viene molto più facilmente accettato. Un'altra. I developer in quanti domini possono ruotare? Quanto tempo abbiamo per rispondere? Allora, è una bella domanda. Tendenzialmente non dovrebbero ruotare. Tendenzialmente dovrebbero, secondo una gestione sana del team, i team dovrebbero essere stabili. Il che non vuol dire che un team necessariamente si occupa di un unico dominio, ma vuol dire che se un team presidia il mondo e-commerce, che magari ha il dominio catalogo, il dominio pagamenti, il dominio, che so, analytics sull'e-commerce, questo team rimane stabile nel tempo. Ed è quello che, seguendo una filosofia di gestione del team che a me piace molto, che stiamo cercando di introdurre progressivamente in azienda, che è quella delle team topologies, questo si chiama stream aligned team. Quindi tendenzialmente la risposta è dovrebbero ruotare il meno possibile. La realtà poi è diversa dalla teoria, quindi capita che ci siano delle rotazioni, utilizzando cercando di evolvere verso quanto riportato in team topologies e in queste teorie di gestione, di strutturazione dell'organizzazione, si cerca di avere gli stream aligned team il più possibile stabili nel tempo. Anche perché cambiare il dominio spesso significa cambiare la composizione del team. Per noi un team è composto non soltanto da developer, ma da chiunque deve seguire un determinato dominio applicativo dall'A alla Z, il che include anche magari persone con esposizione verso il business, con visione verso i requirement. Quindi cambiare dominio vuol dire davvero cambiare i componenti del team. Ok. Luca, se sei d'accordo, rispondere all'ultima domanda e poi le altre te le invierei via email e magari se tu riuscirai a scrivere delle risposte, sì, condividono con la community.
Avete valutato anche soluzioni serverless per container? Intendo qualcosa simile a Cloud Run di Google Cloud, ad esempio. No, per una ragione temporale, nel senso che quando abbiamo abbracciato la tecnologia serverless e quindi abbiamo iniziato a formare il team, i container, paradossalmente su certe cose, era molto matura Docker, non erano mature molto ancora tutte le parti a supporto di Docker, quello che poi voleva essere Docker Swarm, quello che oggi è Kubernetes, eccetera. Di conseguenza, e soprattutto, non esistevano tecnologie serverless su container. Sono uno scenario estremamente interessante, lo stiamo valutando adesso. Full disclosure, abbiamo in mio experience due business unit, una cloud native, una container, una Kubernetes, e ho il piacere di farle anche confrontare, di ragionare su punti di convergenza tra le due, e certamente questo è un punto di convergenza estremamente interessante. Va bene, Luca, ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato, ti invierò le altre domande rimanenti. E adesso però vi chiedo ancora qualche minuto di pazienza, giusto due, per qualche annuncio e la riffa finale.